Buongiorno, buongiorno e benvenuti in diretta. In diretta, da quanto tempo è che non mi vedete in live? Non ricordo, non ricordo l'ultima volta perché avete visto ultimamente sempre i miei video. Ma siamo live per fare un grande annuncio perché udite, 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 udite. Il 5 settembre alle ore 21 ci sarà l'evento con più disordinati al mondo connessi. Allora, abbiamo superato le 1600 registrati, ok? Sentite, udite, ascoltate, ok? Abbiamo superato i 1600 registrati, quindi l'evento è esattamente lunedì prossimo. E potete registrarvi e partecipare. Si chiama Dici addio al disordine, ultima chiamata. Scopri come liberare il tuo pieno potenziale facendo ordine fuori e dentro di te in poco tempo, senza ansia e senza stress. Avete il link ovviamente in sovraimpressione. Dopo la live lo metterò nei commenti e in descrizione del video. E quindi, mentre tutte le persone disordinate si stanno, no? Lamentando il proprio disordine e continuano a perdere tempo a riordinare, smettete perché tanto non vi serve a niente, ve lo dico già. E perdono tempo a riordinare. Intanto c'è Alba Romito, che se non mi conoscete mi presento, ok, mi presento. Mi chiamo Alba Romito, sono riferimento in Italia nel settore del riordino. Ok, insegno a fare ordine fuori, dentro di sé. Grazie alle mie consulenze private, ai miei percorsi di formazione e anche alle mie consulenti MAPO, perché io non solo insegno a fare ordine, ma io insegno anche il mio lavoro. Quindi, tutte le persone disordinate che entreranno in contatto con me e vedranno la mia pagina e sono su Instagram e vedono le storie, siete fortemente invitati perché l'evento si chiama Dici addio al disordine, ultima chiamata. Quindi, ora o mai più, ascoltare le parole di cui avete assolutamente bisogno. Un evento gratuito, cui potete iscrivervi, dovete partecipare. Ore 21, puntuali, perché io parto. E se, non, se, se arrivate dopo vi perdete la parte più importante dell'evento, ok? Che si chiama introduzione dell'evento. Siamo quindi, saremo una baraonda, quindi sarà un casino, possiamo dirlo, facciamo casino. Sarà un evento in cui si farà proprio casino, perché l'obiettivo è quello proprio di, no? Trovarci, per poi ovviamente però fare ordine. Quindi, cosa tratterà l'evento? Cosa tratterà l'evento? Vi dico la descrizione, ma trovate tutti i dettagli comunque nel link che trovate qua nella live. Allora, il nostro evento, questo evento che è un evento shock, rivelazione, perché grazie a questo evento scoprirete finalmente l'antidoto al vostro caos. Infatti vi rivelerò la grande innovazione che finalmente ho portato appunto nel mondo, quindi dell'ordine, del disordine, e tutte le persone disordinate quindi finalmente potranno capire, potranno proprio avere i passi per poter fare ordine. E cosa tratterà questo evento? Allora, ovviamente si andrà a trattare quali sono gli effetti devastanti, no, del disordine e sulle persone, perché è importante agire subito. Tutte le persone che parteciperanno, ovviamente faranno anche degli esercizi, saranno due esercizi. Uno è imparerete a scoprirete appunto il vostro livello di disordine. Il secondo sarà appunto andare a lavorare sulla fare chiarezza e quindi a lavorare creare proprio un istantaneo, okay, della nostra vita ad oggi, perché è la cosa più importante per capire perché cavolo, no? Siamo così disordinati. Poi, alla fine dell'evento, e quando dico fine, vuol dire fine, 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 ok? Perché io ho preparato appunto un regalo per tutti coloro che parteciperanno e arriveranno alla fine, fine, fine dell'evento. Quindi chi se ne va a, non lo so, 49 minuti e 50 secondi, è sbagliato, ho fatto un grave errore, un gravissimo errore, perché hai buttato 49 minuti e 50 per poi non aspettare quei 30 secondi che ti sarebbero stati veramente utili anche quelli, perché c'è appunto l'opportunità regalo per chi partecipa, ma che per chi arriva alla fine, fine, fine. Perché?
perché dopo ormai anni nel settore, dopo ormai non so nemmeno quanti eventi ho fatto, non so nemmeno quante migliaia, oltre 2000 ore di consulenza fatta, quindi di esperienza ne abbiamo, di case e di telefoni pieni di... Allora, se uno mi chiede, se avete il singhiozzo, chiamatemi, vi invio un... Non posso farlo, però per dirvi. Vi invio una foto o un video delle miliardi, ok? di case che ho, e credetemi che vi spaventate così tanto che vi passa anche il singhiozzo, ok? E quello che... la mia esperienza quindi è tanta, accumulata tanto nel tempo, e quindi adesso... Ci sta che magari all'inizio, no, vuoi farti conoscere, vuoi dare un po' di valore, no? E quindi magari no, dai anche un po' troppo, no? Adesso invece o mi ascoltate o arrivate fino alla fine di quello che è il mio evento, quindi siete in casa mia, seguite le mie regole, oppure non gioverete di nessun mio beneficio, regalo, opportunità, assolutamente no, perché se lo merita chi è interessato, chi mi ascolta, chi è lì per un motivo, quindi appunto vuole capire come fare ordine, vuole riuscire ad avere degli strumenti, delle possibilità, delle opportunità, entrare in contatto anche con me, col mio team, avere qualcuno che comunque ti dà una strada, una via, perché quando le vostre case, le vostre realtà sono purtroppo hanno bisogno di una guida, perché tu non sai da che parte girarti, non sai da che parte iniziare, e anche quando iniziate poi vi bloccate perché non sapete come continuare, non sapete effettivamente trovare quella mappa, no? All'interno della vostra casa, il vostro caos. Se non trovate il link è in sovraimpressione, se non lo vedete mi spiace. Cosa potete fare? Scrivete alla mia pagina Facebook, il mio team vi risponde, altrimenti potete chiamare un numero gratuito che solitamente si chiama numero verde, per chi mi chiede ma perché numero verde? E ho detto, non è per... ok che è verde, cioè io lo scrivo che il colore è verde, vabbè, è verde, il colore rosso, colore nero, colore verde, ma è verde perché è gratis, non è il solito numero di telefono, ma si chiama 800-222-003, se volete parlare con qualcuno in persona c'è il mio team che vi risponde. Oppure, se invece non volete scrivere su Facebook perché non amate Facebook, non vi fidate, non volete chiamare il numero verde perché è verde o perché non volete parlare con nessuno, c'è l'email che è supporto@albaromito.com, via email, chat, ok? Ma se cliccate il link avete pure la chat WhatsApp, se volete, c'è l'icona di WhatsApp e parlate con i miei consulenti e vi seguono. Ok, fino al momento in cui dovete accedere alla sala, c'è il link privato, come dovete compilare il form per riuscire ad avere il link privato per accedere all'evento, 8.45 puntuali, non arrivate alle 21.05, 21.05 siete ritardatarie, le ritardatarie, ok, essere ritardatarie è già una, ok, delle tantissime, ok, cattivissime abitudini che purtroppo caratterizzano le persone disordinate, sono uno dei tanti motivi, delle conseguenze, delle cause per cui si è disordinati ancora. Andiamo avanti, continuiamo con quello che sarà presentato all'evento, quindi andremo a vedere quali sono gli effetti devastanti del disordine sulle persone, perché è importante agire subito. E credetemi che non ne sapete niente, non ne sapete nulla, cioè i miei eventi, le persone rimangono così, perché dicono... Non sapevo nulla, ah, non ne sapevo niente, io pensavo che era semplicemente mettere a posto le cose, io non parlo di mettere a posto le cose, ok? Perché venendo all'evento capirete esattamente che cosa è alla base del nostro disordine, del motivo per cui mettere le cose a posto, organizzarle o buttare l'intera casa non serve a niente, va bene? Quindi io non sono una che vi dirà e vi inciterà butta e neanche a tieni organizza come se fossimo in una vetrina di un negozio, e non sono una che incita al minimalismo, al perfezionismo, al pulisci e rendi la casa luccicante come se fossimo in una copertina di una rivista, ok? Non è quello il mio scopo. Quindi andiamo avanti con i prossimi punti. Allora, poi abbiamo... Come, ecco, ve l'ho appena detto, come riconoscere ed evitare tutti quelli che sono le soluzioni tampone che ci sono là fuori. Tra queste, finalmente, ovviamente nei miei eventi ne parlo perché avendo avuto l'esperienza pregressa come consulente con Mari, vi dirò anche il perché il metodo con Mari è una soluzione tampone, vuol dire inefficace, vuol dire...
non risolutiva, vuol dire che lo fai, dura un pochino e poi tutto punto a capo, non è duratura. E vi spiegherò i motivi, proprio perché di esperienza pregressa ce n'è in abbondanza. Sono stata una consulente con Mari, master certificata, provi a go go di questa mia esperienza. C'è ancora chi mette in discussione questo, per fortuna che io ho certificati, foto, email e ovviamente l'esperienza, sono stata anche sulla piattaforma, ho video, ho testimonianze di qualsiasi cosa io dica e quindi qualsiasi cosa io dico ed esce dalla mia bocca è ovviamente, come si dice, è provato, c'è un'esperienza dietro. Non c'è niente, ecco, non sono una di quelle fake consulenti che dice cose che non ha mai fatto, che non ha mai visto, che non parlo di cose che io non faccio, che non conosco, ok? Quando le conosco ve ne parlo. Quindi, quando vi dico che io ho il telefono intasato e ho un telefono che spaventerebbe chiunque, farebbe passare il... farebbe passare anche il singhiozzo, perché ti fa spaventare così tanto per quello che c'è qua dentro contenuto, credetemi che è vero, non ho, fate a me, quando io dico sempre, se i miei occhi potessero parlare, perché io ovviamente non posso mostrare niente di tutto quello che sono le realtà private delle mie clienti, ed è anche il motivo per cui, proprio perché io sono... le mie clienti sono tutte in una sfera proprio di cristallo, cioè sono super attenta, no, a tutto questo aspetto, ho un telefono solo per loro, un numero solo per loro, cioè non è impossibile, capite, che ci sia qualcosa che vada fuori, non c'è niente. Queste cose qua sono super controllate da parte mia, ma è anche il motivo per cui tantissime persone mi danno fiducia e quindi io veramente ho... non so quante persone, ma migliaia di clienti comunque che... hanno messo in atto, stanno facendo i miei percorsi, sono seguite da me, dipende poi quali percorsi hanno fatto e ottengono risultati. Quindi la domanda che dovete farvi è: perché voi state ancora aspettando e perché ancora state ancora mettendo a posto casa e perdendo tempo prezioso della vostra vita? Smettetela, vivete la vostra vita piuttosto, non state in casa a riordinare inutilmente interi weekend e non vi godete la vostra vita, poi vi sentite in colpa, dovreste sentirvi in colpa perché non vivete la vostra vita e state dietro le vostre cose e continuate ogni volta a fare le stesse identiche cose che vi portano sempre al stesso risultato e non vivete la vostra vita, vi sentite in colpa perché lasciate la casa in disordine, sentitevi in colpa perché invece... Non vi informate, quindi esempio non partecipate ai miei eventi, non mi ascoltate, non leggete le email e non cogliete le opportunità che io vi do, perché in Italia non c'è nessuno che vi dà questa opportunità, ok? Perché di disordine con chi ne parli, ok? Con tuo marito ti manda da quel paese, i tuoi figli non ti ascoltano, le tue amiche devono fare le perfettine e con chi ne parli? Chi è che ti capisce in questo mondo? Solo chi è disordinato e chi lo insegna e chi di persone ne ha una baraonda, no? Come te, cioè tu dici ma io sono unica, no? Ce ne sono un sacco che sono uguali a te, solo che vogliono fare ordine, quindi la differenza sottile, la sottile ma fondamentale differenza fra chi agisce e chi no, è il fatto che c'è chi vuole cambiare, chi non vuole più stare a vivere per la casa, ciao, avete una vita, avete degli obiettivi, avete degli hobby, c'è qualcosa che volete fare nella vostra vita? Ecco, quello dovete spendere la vostra vita a fare, non a riordinare casa, non a pulire casa tutti i giorni, a pulire, a riordinare, ma cos'è? Vi dico solo che io, ok, ho iniziato a fare ordine a 19 anni e io ad oggi, ok, vabbè, questo è il mio lavoro, ho un'azienda, abbiamo un team, siamo in larga espansione, mi dedico a questo lavoro, quindi la mia vita è completamente cambiata e se io fossi disordinata non potrei fare la vita che faccio perché perderei troppo tempo dietro le mie cose, perderei troppo tempo dietro la mia casa e invece la mia casa mi sostiene, mi ha dato tantissimi vantaggi per poter ottimizzare i miei tempi ed essere produttiva al massimo, quindi io parlo della mia esperienza ma perché il mio obiettivo era di essere un riferimento, di raggiungere obiettivi importanti dal punto di vista lavorativo e poter insegnare tutto questo dopo aver ottenuto risultati. Quindi ho ottenuto risultati, questo è un lavoro, è un degnissimo lavoro, ok? E dopo la mia grande esperienza ho detto bene, adesso lo insegno perché il mio obiettivo è portare un nuovo lavoro nel settore, portare un nuovo lavoro nel mercato. Quindi uno dice, cavolo, sono disordinata, perfetto, il disordine non solo
è stata una disgrazia, ok? Tra, veramente tu dici vorrei eliminarlo, no? Per sempre la mia casa, la mia vita, ma in realtà diventa la tua più grande ricchezza, questo per me, perché non solo è stato un tuo problema, ma l'hai risolto e grazie a questo tu hai fatto un lavoro che poi in realtà ha migliorato e ha reso la tua vita la vita che hai sempre sognato. Quindi per assurdo nel disordine, facendo ordine appunto grazie al disordine, noi possiamo veramente ritrovare noi stessi nel modo corretto con un percorso strutturato, perché bisogna lavorare su di sé, ok? Non è semplicemente mettere a posto, riorganizzare o ringraziare le cose. Cosa ringraziate le cose? Dovreste iniziare a ringraziare qualcos'altro e qualcun altro. In primis dovreste ringraziare, cioè... Non dovete ringraziare niente, ok? Voi dovete semplicemente iniziare a dare valore alla vostra vita, al vostro tempo, alla vostra energia, alle persone che avete vicino a voi, a tutto, a quello che avete ottenuto fino ad oggi, a quello che potenzialmente potete vivere, al vostro futuro, questo passato che ve lo tenete accollato ed è un macigno che vi sta portando veramente a perdere completamente il senso e a perdere la direzione, a non darvi più valore, a completamente, no, veramente sotterrarvi, ad avere una bassa autostima, comunque non valorizzarvi più. Perché? 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 No, è sbagliato, cavolo, è sbagliato. Quindi noi dobbiamo invece iniziare a dare valore a tutto quello che possiamo potenzialmente a vivere, ottenere, apprezzare dalla vita, ed è fuori casa, ma è anche in casa nostra ed è dentro di noi. Quindi è un lavoro che dobbiamo fare a 360 gradi, ma il punto è, bisogna volerlo fare, l'ho detto, questo evento è l'evento in cui tutte le persone che hanno caos, fuori o dentro, perché comunque io non parlo solo chi ha la casa che è piena fino all'orlo, ok? Ma anche a quelle persone che in realtà per opposizione hanno pochissime cose e non sanno neanche più chi sono. C'è un lavoro sulla propria identità, perché nel disordine, ok, devi, diciamo, estrapolare, no? Trovare i pezzi giusti per ritrovare la tua immagine. Invece quando ci sono pochissimi pezzi, quindi una casa abbastanza scarna, abbastanza vuota, che potresti dire questa casa appartiene a chiunque, non c'è neanche un'identità, un'impronta, no? Il lavoro è ad opposizione, quindi tu devi da dentro tirare fuori e poi, grazie alle nostre cose, agli oggetti, riuscire a materializzare la tua identità. Ok, andiamo avanti. Poi, parlato dei falsi delle soluzioni di tampone, che la fuori ce ne sono a bizzeffe, ne parlerò. Andiamo poi anche a lavorare, a capire, a scoprire finalmente, capirete, quali sono invece i tre pilastri del riordino. Ci sono tre pilastri per riuscire a fare ordine a 360 gradi, cioè, ah, ma quindi se metto a posto le mie cose, ho fatto ordine, no? Quindi dobbiamo capire che ci sono in realtà più fattori, ok, che entrano in discussione, che entrano in merito quando noi vogliamo fare ordine, vogliamo essere ordinate per sempre o forever and ever. Benissimo, dobbiamo però sapere su cosa si fonda, no, l'ordine. Ci sono dei pilastri, sono dei principi, li scoprirete. Andremo anche a citare alcune importantissime risorse, non solo da un punto di vista psicologico, scientifico, manuali, ok, di importanza a livello mondiale, va bene, giusto per dirvi che la qualità delle informazioni che sarà rivelata a questo evento, veramente, cioè, non la troverete mai, ma in nessuna lingua per di più, perché nessuno prende tutta questa roba, fa ricerca e poi la porta, ok? In questa maniera, come faccio io con gli eventi, comunque con tutte le mail che ricevete, con tutto il materiale che ogni giorno, ok, ricevete per potervi informare, capire, lavorare e capirvi, soprattutto perché comunque tutto valore quello che voi ricevete, ma è una qualità delle informazioni che è questo, per questo motivo che l'evento, proprio perché raccoglie delle informazioni che là fuori non troverete mai, che nessuna fake consulente potrà mai darvi, che tanto tu dici, ma le trovo anche in altre lingue? No, ok? Questo lavoro non l'ha mai fatto nessuno, ovviamente, perché giustamente tutti si fermano a imparare a mettere a posto le cose. Invece, se tu vieni nel mio evento, capirai che è tutta un'altra storia quello che io insegno e come lo insegno, ed è per questo che le persone poi hanno risultati. Ed è un lavoro a 360 gradi. E l'evento, per questo motivo, ha posti limitati, e non ha né repliche né registrazioni, quindi se pensate che io dica frottole, non è così, tutto ciò che dico è vero. Quando dico che non ci sono le repliche, non dovete scrivermi a me, al mio team, e fracassarci dicendo ma io non potevo, non lo sapevo,
300 volte vi abbiamo detto, no repliche e registrazioni, e da 3 anni faccio eventi senza repliche e senza registrazioni, posti limitati, alle ore 21 del lunedì, quindi mi sembra che ormai sia quasi una routine, no? Che il lunedì alle ore 21 c'è l'evento di Alba Romito, ok? Su come fare ordine fuori dentro di sé, in poco tempo, senza stress. Comunque vi do il benvenuto a chi di voi mi conosce per la prima volta, a chi di voi non mi avesse mai vista, a chi invece sarà nuova. Io non vedo l'ora, perché in genere le grandi soddisfazioni, ok, di questi eventi sono proprio le nuove, ok, no? Che mi entrano in contatto, mi conoscono, l'evento vi racconterà la mia storia, vi racconterà la mia vita, vi farò capire il perché oggi faccio quello che faccio e ho successo in questo, perché io l'ho vissuto in prima persona. Quando lo racconto le persone non ci credono, anche i miei amici, quando vedono la mia casa, che anche le mie leonesse, i miei clienti dicono, ma tu, sì vabbè, ma tu sei minimalista, no? Quasi sei un'offesa, perché io in realtà non ho tante cose, e uno dice, beh, ma è normale, perché tu sei giovane, no? Hai 25 anni. No, non è così che funziona la storia, perché io, quando avevo 19 anni, io ero appunto una di quelle che teneva tutto, quindi accumulavo qualsiasi cosa, tenevo i bigliettini d'auguri, tenevo i biglietti dei concerti, tenevo le carte con cui impacchettavano i regali quando facevano il mio compleanno, tenevo i giornalini e le figurine, tenevo i ritagli di giornale, avevo dei raccoglitori interi, tenevo tutti i libri di scuola, tenevo tutte le mie Barbie, i giochi, tenevo anche tutti i lavori di scuola che facevo, di arte da quando ero piccolina, i quaderni, gli zaini, gli astucci, le penne, anche che non funzionavano più, ma perché comunque hanno dei ricordi, ce l'ho legata, qualsiasi nastrino, qualsiasi cosa, bottone, qualsiasi cosa, ok? Perché? Perché ero molto legata al passato, ero molto malinconica, ero anche molto insicura, non avevo grandi rapporti importanti, no? Amicizie solide e consolidate, perché non mi fidavo di nessuno, ero molto diffidente. E quindi ero molto legata alle mie cose, e come dicevo, come cavolo hai fatto, che non, vi giuro, mia mamma e mio padre mi hanno sempre, tutta la loro vita, finché appunto poi non ho cambiato e mi sono trasformata, hanno veramente, cioè in tutte le salse, cercato di portarmi a essere più ordinata, cercato di essere più, no, però non sapevo come fare, e poi non volevo buttare nulla, ok? Quindi, cosa è successo? Quindi praticamente poi, dopo anni e anni e anni, non ovviamente senza mai buttare niente, senza mai buttare niente, cosa è successo? Ho capito, dopo che ho finito la maturità, è stato degli anni un po' così, devo dire, in quel momento ho realizzato, perché finalmente dopo tante pressioni, no, di lavoro e quant'altro, di scuola, che in effetti, quando guardavo la mia stanza capivo che proprio, certo che se io sono questa roba qua, che caos. E quindi poi da quel momento ho iniziato un po' a dedicarmi a me stessa, perché finalmente ho smesso di dover studiare, eccetera eccetera, non avevo più voglia io, e mi sono iniziata a dedicare a me stessa, è stato da lì che ho iniziato a capire quanto mi fossi trascurata nel tempo, quanto non mi fossi realmente mai amata, quanto in realtà non conoscessi proprio il valore di me stessa, dei miei punti di forza, chi fossi, quanto potessi valere per il mondo, perché se ci penso, io, le mie consulenti MAPO, no? Le mie consulenti MAPO, per esempio, tutte, no? Mi dicono, no, perché io ho sempre voluto, no, fare qualcosa che aiutasse gli altri, no? E è sempre stato quello che anche io avrei voluto fare, quindi fare un lavoro, un'attività che mi permettesse di aiutare gli altri, ovviamente aiutandomi anche me stessa, no? E quindi quando poi ho fatto tutto questo ragionamento, ho capito, no? Che ho fatto questo percorso, cioè di vita, cioè nel senso che adesso ho creato quello che ho creato e sono qui a parlare con voi e voi potete avere questa opportunità, ho capito veramente quanto il disordine stava nascondendo tutte le potenzialità che avrebbero potuto, no, portare dei benefici al mondo. In questo caso, io avendo fatto, avendo rivelato, no, avendo trovato la mia, avendo visto anche, no, la mia luce, le mie potenzialità, tutto quello che non vedevo, perché era questo il fatto, ho capito, e ad oggi posso dirvi che se io ho scoperto, no,
un potenziale inespresso. È per questo che l'evento si chiama Dici addio al disordine, ultima chiamata, scopri come liberare il tuo vero potenziale facendo ordine fuori e dentro di te, eccetera eccetera. Perché l'obiettivo è questo, cioè il disordine nasconde chi siete, mostra il peggio di voi, mostra purtroppo il disordine è un lato che ci appartiene, ma anche l'ordine ci appartiene, cioè a noi ci appartiene sia il disordine che l'ordine, sono due lati di noi. Io sono una persona super caotica, e credetemi che se io non seguissi quello che io stessa insegno, sarei un caos, come ero appunto ai 19 anni, perché sono una persona molto emotiva, sono una persona super energica, super dinamica, iperattiva, eppure ho imparato a essere paziente, ho imparato a riflettere prima di parlare, ho imparato a gestire anche le mie emozioni. Perché? Perché se tu impari a fare ordine, impari una serie di qualità, una serie di capacità, di risorse che sono poi fondamentali per la tua vita, per il tuo lavoro, le relazioni, qualsiasi cosa che c'è appunto anche là fuori da casa tua. Quindi se noi sappiamo relazionarci con noi stessi, con le nostre cose che sono parte di noi, ok, allora noi riusciremo a portare questo anche fuori, perché fa parte di noi, siamo così, capite? Quindi tornando a questo concetto dell'ordine e del disordine, vi dico che quando noi purtroppo non sappiamo, perché non abbiamo gli strumenti, non sappiamo come far emergere quel lato di noi che è ordinato, quel lato di noi che è più paziente, quel lato di noi che è più costante, quel lato di noi che non procrastina, quel lato di noi che è più metodico, quel lato di noi che è eccetera, tutte queste cose qua, no? Il meglio di noi, purtroppo facciamo emergere il peggio. Cioè è proprio, io non so il portoghese, eppure io non è che io non abbia qualcosa da dire, non ho gli strumenti per poter parlare la stessa lingua delle altre persone che vivono qua. Quindi se io avessi gli strumenti potrei esprimere chi sono, perché io ho questa parte di me, mi appartiene, ma se non ho gli strumenti corretti non posso parlare la loro stessa lingua. L'ordine ha un suo linguaggio, il disordine è un altro linguaggio. Vi dico una cosa, se tu dici però mi trovo bene con questa persona disordinata come me, cambiate amicizie, scherzo, no, però in effetti trovarsi sulla stessa linea d'onda su questo tema è un problema, perché è demotivante. Se voi avete persone che accettano il disordine, che per loro va bene, perché non hanno ovviamente scopi, motivi, magari obiettivi, oppure non sanno le potenzialità anche, no, di un ambiente ordinato, organizzato, non parlo di perfezione, io parlo di un ambiente ordinato. Quindi ordinato, ci sono proprio dei livelli, ci sono proprio delle caratteristiche, ci sono proprio, come si può dire, c'è proprio una scaletta, ok? Per cui si può definire che un ambiente è ordinato, qui sono proprio dei livelli, va bene? Non parlo di estremi, io non sono un estremista, quindi non vi dico che dovete avere, non lo so, le cose messe in ordine di colore, dal più alto al più basso, cioè non è quello, perché sono diversi livelli di organizzazione, cioè livello 1, 2, 3, vi spiegherò i miei metodi, quindi avrete modo anche di capire di cosa parlo in modo più concreto, avere un po' un'idea, no? Quindi ci sono tantissime cose che purtroppo non conoscete, tantissime cose che però dovete sapere. Il mio impegno sociale è sempre quello di portare, no, più persone possibili la possibilità di conoscere questa tematica, perché di disordinati ne è pieno il mondo. Quindi se tu dici ma io sono l'unica, è sbagliato, stai parlando con le persone sbagliate, tu devi venire all'evento, perché quando verrai all'evento dici ma quante persone sono connesse, non si parla di come fare la pizza, cioè non è che dici qua ci sono persone che sono interessate un po' come ci si trucca, un po' come si fa la pizza e un po' come, non lo so, si versa l'acqua in un bicchiere, no, tutti sono lì perché sono disordinati, questo è le persone che troveremo. Io sono un'ex disordinata, saranno anche i miei consulenti MAPO, anche i miei attuali clienti, il mio non è, sono tutti invitati, perché fa solo che bene, perché sono gli esercizi, perché comunque porto sempre tantissime ricerche, tantissime nuove tematiche che sono correlate, quindi tu hai sempre modo di capire, ah, ma vedi è vero, in questo momento sono così, ecco perché, quindi dici, ah quindi cavolo, poi scoprite il vostro livello di disordine, avete tantissime, se non leggo i commenti scusatemi, ma perché il telefono me li fa vedere, magari vengo a vederli un attimo, magari c'è qualcuno a cui devo rispondere, qualche ladra di tempo? C'è qualche ladra di tempo che magari ha commentato con qualcosa di inutile che fa perdere solo tempo? Non lo so. Allora, andiamo a vedere. Eccomi qua, mi vedo e mi sento. Allora, quindi condividete anche la live, condividetela perché
fa solo che bene a tutte le persone che possono scoprire questa opportunità, perché tanto tu dici, ma chi è che potrà mai interessare? Tutte le tue amicizie sono disordinate, tutte le persone che conosci sono disordinate, perché voi pensate, voi pensate che la vostra amica, la vostra collega, quando vi ha fatto entrare in casa era perfetta la casa, ma purtroppo voi non sapete che loro hanno una stanza segreta, che io chiamo stanza di Mr. Grey. La famosa stanza di Mr. Grey è quella stanza che tu non vedi, ma che c'è tutta la baraonda del disordine che hanno cercato di nascondere dentro quella stanzetta. Magari non è nella stessa casa, magari è tipo nell'appartamento a fianco e fuori dal balcone, tu non lo sai, ma io lo so, perché di case ne ho viste tantissime e tutte hanno la stanza di Mr. Grey, lo sgabuzzino malefico, la stanza che voi chiamate la stanza del casino, la stanza dell'imbarazzo, quella stanza là, che è quella, quando io vedo certe case... E dico, ok, salotto, tutto ok, cucina tutto ok. E dico, beh, quando arriva il momento in cui devo vedere un po' di roba, cioè devo vedere gli oggetti, non devo vedere il design della tua casa, è l'ultimo dei miei problemi. E a un certo punto mi fa, ok Alba, ora andiamo sulle cose serie. Apre la stanza e io, anche tu, beccata, sapevo. Quindi ormai tu dici... Cioè, non fermatevi mai al primo, voi dovete sempre, sempre partire dal presupposto che tutti hanno una stanza, uno stanzino, una zona della casa che nasconde tutto quello che è appunto caos. È così che funziona. E io non ce l'ho. Chi finisce i miei percorsi non ce l'ha. Perché altrimenti sarebbe una presa in giro. Ok? Quindi l'ordine non è... no, l'ho improvvisata Emanuela. Ciao Gabriella, ciao Giovanna, ciao... Ciao Ornella, non vedi i commenti? Vediamo se possiamo entrare in live. Ma allora, Annalisa, Linda, grazie. Che bello, come state? Barbara, ciao Cecilia. Eccovi, testato. Nunzia, ciao, che bello vedervi. Allora, quindi questa live è sorpresa perché avevo voglia di parlare, avevo voglia un po' di raccontare, un po' di dire. Sapete che ogni tanto mi viene, faccio, perché nell'ultimo periodo ho fatto soltanto i video singoli, perché comunque ero molto presa. Ad esempio tra poco devo staccare, però vabbè, era solo per farvi, insomma, un po' per gasarvi, perché poi la gente si iscrive e poi non viene. Ma se non venite sarà l'errore più grave della vostra vita. Cioè, quante delle persone che quando mi conoscono vengono ai miei eventi, si iscrivono ai miei percorsi, entrano in consulenza con me, dicono ringrazio il giorno in cui ti ho vista online, ringrazio il giorno in cui ho ascoltato le tue parole, ringrazio il giorno in cui ho accettato quell'opportunità, la consulenza gratuita e così. Nessuna si pente. E nessuna dice, ah però c'è qualcuno di migliore di Alba. Questo non lo dice mai nessuno. Al massimo, beh, quello che possono dire, niente, che sono troppo seria e che, che sono troppo, sicuramente su quello che, magari su più, magari su caratteriale, perché sono, non so come dire, sono quella che, se sbagli, te lo dice, sono molto sincera, sono onesta, ma perché alla fine, se fai una cavolata... Non capisco perché devo dirti che va bene, cioè nel senso, alla fine quello che, cioè io questa roba la insegno, quindi se io vedo una roba che non mi torna, io te la devo dire, cioè lo sanno le onesse. E io con tutte le mie clienti, le mie onesse, chi mi sta dietro, io ho dei rapporti, cioè dei bei rapporti, quindi non è che dici... ma no, poi non come fai a seguire tutte? Ma io le seguo, certo che ci sono, cioè hanno il numero WhatsApp. Poi adesso faccio pure dei gruppi Telegram, faccio pure i percorsi extra in cui le vedo tutti i giorni. Poi faccio gli eventi, poi ho le mie mappe che intanto le stanno proprio preparando per il grande botto che arriverà presto. Ma in realtà sono vedo i vostri video, facciamo le consulenze, sono gli eventi, bootcamp, una settimana adesso con Disordine Bye Bye, ma di cosa stiamo parlando? Tutte le settimane sono lì a riordinare con voi, altre 100 persone, quante sarebbe? 200, non lo so, che vogliono fare i bootcamp e fare ordine pratico insieme a me. Credetemi, su questa roba sono talmente, cioè, invasata che...
l'innovazione, cercare di fare sempre qualcosa di meglio che possa portare sempre più, agevolarvi sempre di più a fare ordini, anche se avete poco tempo, anche se avete tipo figli, bambini, bebè, siete incinta, avete tutti contro. Cioè, l'obiettivo è proprio quello di riuscire, cavolo, perché io ho scelto, sono partita con le donne. Le donne perché? Perché io quando, mi ricordo proprio, quando ho detto parto con donne, uomini o misto, e tutti mi dicono, ma perché poi sono le donne? È una scelta, ma non perché le donne sono disordinate e gli uomini non lo sono, perché anche gli uomini lo sono. Pensate che i miei primi clienti sono stati uomini, non donne, uomini. Però quello che è successo è praticamente che io ogni volta che uscivo di casa, un po' per esperienze, un po' per quello che... I miei occhi erano attratti principalmente nel notare quanto le donne fossero sempre di fretta, scompigliate, trascurate, come dire, anche alla cassa si dimenticavano le cose, erano sempre in preda, in fretta, di fretta, di fretta, ma un'ansia mi trasmettevano, ho detto. E poi quando, io dico sempre l'esempio, no? Che quando cercano le cose nella borsa sembra tipo una lavatrice, fanno con la mano, non so come, con quale magia voi riusciate a farlo, fate due giri e poi esce esattamente quello che stavate cercando. Però vedo queste mani che volano, che cercano cose da quando siete un po' tipo, ah, oh, oddio, la carta sconto che avete in quella borsa, che è una valigia, non è una borsetta, non è la pochette, è la valigia, ok? Con tutte le cose che avete dentro e ravanate e trovate i pezzi. Però quando ho visto quelle cose ho detto no. Cioè, loro veramente devono sapere che possono avere una vita più semplice, una vita più agevolata, una vita più pratica, meno stressante, più bella, cioè la vita più vita, perché altrimenti che vita è? Scusate, ve l'ho detto all'inizio del video, all'inizio di questo video, che cavolo, che vita è spesa dietro le nostre cose? No? È vero che le cose non ce le portiamo dall'aldilà, nell'aldilà, però è anche vero che non è neanche il motivo per il quale allora noi non dobbiamo neanche prendercene cura, no, perché sennò può essere troppo esagerato, è un po' come dire, non lo so, magari non ti piace un piatto e poi c'è la direi, però ci sono, non so, magari persone nel mondo che muoiono di fame, essa cosa è come dire, cioè è un'esagerazione, quindi per non essere esagerati, perché poi non si arriva da nessuna parte, bisogna trovare il giusto equilibrio in tutto, quindi non bisogna, diciamo, valutarsi come delle situazioni disperate, insomma queste cose che vi dite, no, sono stata disordinata e quindi non potrò mai fare ordine, no, perché non provate tante, oppure non avete provato le cose giuste, avete provato non so cosa, quando sento le cose avete provato e mi dite quella del lavandino, cioè, ma per favore, ma mi pare, già il nome, ma mi pare che un metodo che funziona e lo chiamo il coso del lavandino, ma scusatemi, cioè... Ma possiamo chiamarlo come una filastrocca? Non so, 1, 2, 3 magia? Ma cos'è? Quindi per favore. Anche i miei metodi appunto poi li scoprirete all'evento, perché io non li racconto, non li spiego qua pubblicamente così, all'evento privato, infatti ci saranno anche alcune spie, siete invitate le spie a guardare e imparare. Io comunque, per chi guardasse questa live, fosse una che magari vorrebbe anche fare questo lavoro nella vita e farlo seriamente, di imparare dai migliori e da chi questo lavoro l'ha reso una professione e questa professione la rende un'opportunità per altre persone, quindi cioè effettivamente si lavora, ok? Non è che... Non si fa, cioè, fatemi due domande perché io non ho mai pubblicato una storia. Non ho mai pubblicato una storia di qualcuna che riordina. Cioè, fatemi una domanda, dammi una risposta. Perché una non basterebbe, ok? Ma perché? Perché si lavora. Quindi, proprio perché si lavora, l'obiettivo è quello non di far vedere chi fa, ma di continuare, ok, ad arrivare a chi ancora non fa. Quindi, quando io sono qua a parlarvi, a raccontarvi, a spiegarvi, vi invito agli eventi e perché. C'è bisogno appunto di conoscere questa opportunità, quindi di gente che mi sta riordinando le case, è pieno, poi che questo diventa una nuova professione, bene, quello che è stato il mio grande successo, quindi ho la mia accademia MAPO, ok? Ma quelle che vogliono farlo come lavoro, ma siete le benvenute ad imparare, c'è il mio percorso, la mia accademia MAPO, chiamate i miei consulenti e sentite un po' come funziona, ovviamente non è gratuito, va bene? Ok, perché io formo, quindi le mie consulenti diventano brave, ok? E quindi fate le cose fatte bene, tutto qua, perché è inutile, non so, divulgare metodi di informazione.
informazioni che non sono efficaci. Perché divulgare qualcosa che non è efficace? Il bello dei miei consulenti MAPO, ok, è che loro divulgano qualcosa che hanno testato e ha funzionato, ok, per davvero. Non devono neanche inventarsi le cose, non è che devono credere per forza in qualcosa. È un po' come quelli che vendono i prodotti per la casa e non li hanno mai provati. E dicono: questo prodotto pulisce che è la meraviglia. 2 mesi dopo ne vedono un altro. 3 mesi dopo ne vedo un altro ancora. Io ho mai cambiato metodi, mentalità, metodologie, mai filosofia, sempre la stessa, la medesima, perché quella ha funzionato una volta e funziona sempre. Mi spiace. Ok, quindi, bellissimo, mi mancava fare live, mi mancava un sacco fare live. Beh, comunque magari ci ribecchiamo, comunque c'è l'evento poi lunedì sera. Niente, se avete domande importanti, non ladri di tempo, potete contattare comunque la mia chat qui sulla pagina Facebook, vi si contatta direttamente il mio team, qualsiasi cosa, vi seguono, vi danno tutte le informazioni di cui avete bisogno senza problemi. Altrimenti, se avete un consulente di riferimento, quindi siete già entrati in contatto con noi, con il mio team e i miei consulenti, basta che scrivete un messaggio a loro. Questa cosa non la sapevate? Ah, è un peccato perché se avete già un consulente di riferimento di Alba Romito, quella persona è la persona che vi può già seguire senza che appunto perdete tanto tempo con WhatsApp, scrivete il messaggio e siete a posto. L'evento è lunedì 5 settembre alle ore 21, si intitola Dici addio al disordine, ultima chiamata, scopri come liberare il tuo pieno potenziale facendo ordine fuori e dentro di te in poco tempo, senza ansia e senza stress. L'evento quindi è a numero chiuso, no repliche, no registrazioni, sorpresa alla fine dell'evento per chi parteciperà, link qui in sovraimpressione. Ora chiudo la live, lo metto anche nei commenti e in descrizione per chi la vedrà dopo, e oltre che avrà un bellissimo momento, se la sarà goduta molto per bene, avrete la possibilità di potervi iscrivere e venire all'evento. Siamo oltre 1600 registrati, che cavolo, cioè dove trovate un evento pieno di disordinati? Non lo so io. Cioè, e poi ovviamente troveremo l'antidoto al vostro caos. Quindi vi aspetto, siete tutte invitate. No repliche, no registrazioni. Ultima chiamata, non ci saranno altri eventi. Ciao. Ok? Quindi ci vediamo. Boh, comunque vedete qua i post, leggete le email. Non perdetevi questa opportunità. Perché Alba passa una volta sola. Ciao a tutte, vedi i vostri cuoricini, belli, ok, ok? Ah, forse c'erano altri commenti, non li ho visti, aspetta. Alessandra, ciao, ok. Emanuela, Annalisa, ah, vediamo Emanuela, sto leggendo i vostri commenti, scusatemi, li devo leggere, perché non posso finire la diretta senza leggerli. Alba, devo dirtelo, mi fai veramente morire. Sei fantastica, dici le cose in un modo davvero efficace e divertente, adoro le tue dirette. Grazie, Annalisa. Stefania, ciao! Bellissimo, Alessandra mi ha fatto la consulenza poco fa, bomba. Linda, benissimo. Buon riordino, Alessandra, puoi farmi sapere. Ok, quindi buon riordino a tutti. Ciao Ornella, gioia infinita sempre. Prego, 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 in generale a tutte voi. E grazie, grazie Emanuela. Ciao, ciao a tutte, ci vediamo lunedì.